Buongiorno a tutti, sono stato invitato per rendere il saluto di Natale a tutti voi. Cosa dire? È stato un anno, anche questo, estremamente difficile, articolato, complesso. Sembrava si venisse fuori e siamo venuti fuori dalla pandemia, dal Covid, ma purtroppo tante altre problematiche sono insorte. La guerra di aggressione in Ucraina, che ha determinato e ha ingenerato una seria crisi economica. Sappiamo tutti come le famiglie stanno soffrendo per quanto riguarda il rincaro del gas, dell'energia elettrica, ma anche per ciò che concerne l'incremento dell'inflazione a due cifre, non vedevamo da anni. E tutto questo evidentemente comporta serie problematiche, serie difficoltà anche nella gestione del quotidiano. Ma in questo momento il mio pensiero corre anche ai giovani che in Iran stanno protestando, dove i diritti civili vengono conculcati in maniera bestiale, con esecuzioni, e anche alle donne afghane che hanno perso ogni dignità. Ecco, diciamo che c'è un mondo che è sempre impazzito. Bisognerebbe cercare di fermarsi un attimo a riflettere e cercare di trovare quelle soluzioni che possono portare a una pacifica convivenza. Ognuno di noi ha un ruolo e questo ruolo deve cercare di esercitarlo nel modo migliore possibile. Noi come consiglieri comunali abbiamo il diritto e il dovere, pur nel distinguo delle diverse posizioni politiche, di cercare di fare il nostro meglio per consentire alla nostra comunità di crescere. Sono momenti importanti, sono previsti finanziamenti di particolare significatività. Penso al PNRR, ai trasferimenti statali e regionali, e tutto questo può avvenire solo e soltanto se si riesce ad avere una attività amministrativa ordinata. Non possiamo, a mio avviso, permetterci di perdere queste chance per la nostra città. Ognuno di noi, ripeto, deve fare il meglio, deve muoversi nell'esclusivo interesse della città. Spero che ciò avvenga, spero che si possa procedere nella ricucitura di quelle tensioni sociali che anche a Termini Imerese purtroppo costato quotidianamente. Ecco, alla luce di tutto questo però cosa dire? Auguro a tutti voi un buon Natale e speriamo che il prossimo anno possa portarci qualcosa di meglio, ma soprattutto una maggiore serenità sociale e anche economica. Ancora auguri a tutti voi. Grazie.